Chiese alla segretaria. Leonardo fissò torvo gli ordini di modifica del piano regolatore, sparsi sulla sua scrivania. Di concreto che abbiamo? Chiese alla segretaria, che era anche sua zia. Niente, solo proposte di modifica con offerte da piangere, rispose la zia. Affidati ai fatti, disse Leonardo. Quando ai costruttori gli diremo o mi dai tanto o il piano regolatore non lo cambio, vedrai tu se ci danno i soldi. La zia si alzò dal computer e si avvicinò alle finestre. Un tempo avrebbe accettato queste certezze sorridendo. Ora le davano fastidio, molto fastidio, come un colpo alla bocca dello stomaco, e disse: «Leo, tu lavori troppo e non sei più giovane come una volta». «E allora?» la interruppe il nipote. «Prima di diventare assessore potevi fare le nottate bevendo e facendo baldoria, per poi tornartene a casa fresco come una rosa, o quasi. Ma adesso non più. È la vita che passa», disse Leo. «Appunto. Ma la vita deve servire a comprendere, se no serve a poco». Leonardo guardò la zia e pensò alla sorella della zia, trapassata giovane, che era sua madre. Ad un tratto il passato gli apparve più nitido, tran tran di dolori, di soddisfazioni e subito di insoddisfazioni, solo flash di felicità, la solita spirale della condizione umana. «Non ti sei stancato?» insistette la zia, fissando il nipote negli occhi. «Può darsi, ma che cosa mi metto a fare?» confessò il nipote. «Qualsiasi cosa che sia più degna della politica. I soldi ormai li hai fatti». «Non ce la faccio». «E allora scopriti come un politico onesto», disse la zia.